Questa era una gara particolare, una gara secca, una gara in cui avevi un solo risultato, una gara in cui dovevi non andare in svantaggio, aggredirli, cercare di andare tu in vantaggio o comunque provare ad arrivare agli ultimi 25 minuti, mezz'ora, a giocarti tutte le tue carte. In parte come impatto, come impegno, come atteggiamento ci siamo sicuramente riusciti molto bene, come qualità nelle ripartenze. Queste ripartenze non mi hanno soddisfatto sempre perché è mancato un passaggio in più che avremmo dovuto fare. Nel secondo tempo, quando abbiamo provato a correggerci, nel frattempo passavano minuti e la partita dovevi vincerla necessariamente, quindi avevamo già preventivato alcuni cambi che potevano tornarci utili. È chiaro che hai portato in avanti più tutto la batteria pesante per quanto riguarda, avevamo in campo 5 attaccanti, ma perdi geometrie, e quindi in questo senso non siamo riusciti poi a vincerla questa partita. Sono dispiaciuto, per dirti, paradossalmente sull'ultimissima azione di gioco, sull'ultimissima punizione, perché quella era una palla che andava servita a Minelli, che nell'uno contro uno in quel momento avrebbe potuto sicuramente portare qualcosa di importante per questa squadra. L'abbiamo messa in mezzo, è chiaro che la lucidità già in una partita di 90 minuti normale di campionato è precaria in quel momento di gara, come ci siamo detti in questi giorni. In questo momento i ragazzi, sotto l'aspetto fisico, atletico e mentale, credo che abbiano dato anche più di quanto ci aspettassimo. Io credo che sappiate voi davvero meglio di me quante variabili ci saranno da qui a 20 giorni, perché sono calciatori importanti che possono avere anche legittime richieste, ci sono anche budget che solo il presidente potrà così ufficializzare da qui a qualche settimana. Le considerazioni da fare sapete benissimo che sono moltissime. La cosa che invece in questo momento mi dà adrenalina è il fatto di poter finalmente poter iniziare un lavoro da capo per provare in tutti i modi a giocare a calcio ancor più di quanto noi abbiamo fatto in queste quattro gare, e ho voglia di riniziare proprio perché, avendo tempo a disposizione, vorrei vedere se eliminando questi errori questo Teramo può crescere, può essere una squadra più completa e che si affidi meno all'individualità e di più al collettivo.